Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i fattori di rischio per l'ipertensione polmonare arteriosa. L'ipertensione polmonare arteriosa, IPA, è una condizione in cui si verifica un aumento della pressione nelle arterie polmonari, che porta a un aumento dello stress sul cuore e può causare gravi problemi di salute. I fattori di rischio per lo sviluppo dell'IPA includono predisposizione genetica. Esiste una componente genetica nell'IPA e le persone con una storia familiare di questa condizione possono essere a maggior rischio. Sesso. Le donne sono più suscettibili all'IPA rispetto agli uomini. Età. L'IPA può verificarsi a tutte le età, ma colpisce più comunemente le persone tra i 30 e i 60 anni. Malattie sottostanti. Alcune malattie e condizioni, come la sclerodermia, la sindrome dell'apnea ostruttiva del sonno, l'infezione da HIV, la tromboembolia polmonare cronica e altre malattie cardiache e polmonari, possono aumentare il rischio di IPA. Farmaci e esposizioni. L'uso di certi farmaci, come i farmaci dimagranti, noti anche come fenfluramina fentermina, e l'esposizione a tossine ambientali come l'amianto, può aumentare il rischio di IPA. Storia familiare di IPA. Se un parente stretto ha avuto IPA, il rischio di sviluppare la condizione può essere maggiore. Malattie del tessuto connettivo. Le persone con malattie del tessuto connettivo, come la sclerodermia e il lupus eritematoso sistemico, sono a maggior rischio di sviluppare IPA. Cirrosi epatica. La cirrosi epatica può portare a un aumento della pressione arteriosa polmonare. Altezze elevate. Vivere o soggiornare a quote elevate può aumentare il rischio di IPA, poiché la ridotta pressione dell'ossigeno può mettere a dura prova il sistema cardiovascolare. Gravidanza. L'IPA può peggiorare durante la gravidanza e rappresenta una condizione ad alto rischio per le donne in gravidanza. Storia di tromboembolia polmonare. Le persone che hanno avuto episodi di tromboembolia polmonare, coaguli sanguigni nei polmoni, possono sviluppare l'IPA come complicanza. È importante sottolineare che l'IPA è una condizione grave e progressiva che richiede una diagnosi e un trattamento tempestivo da parte di specialisti in malattie cardiovascolari e polmonari. La gestione dell'IPA può includere l'uso di farmaci vasodilatatori polmonari, ossigenoterapia, esercizio fisico controllato e monitoraggio regolare da parte di un medico specializzato. Il trattamento precoce e l'adeguata gestione possono contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone affette da IPA e rallentare la progressione della malattia. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.